Siamo con Andrea Tosato, scrittore e animatore di incontri di sensibilizzazione, e ci troviamo a Riccione appunto per un nuovo appuntamento. Siamo quasi all'estate. Cosa ne pensi di questa situazione generale, guerra, pandemia, che si sta ormai articolando in vista degli attacchi del prossimo turno? Ma penso che, come è successo anche in passato, ci stiano dando quest'ora d'aria che abbiamo il dovere di goderci fino in fondo più che possiamo, però sempre allerta e sempre consapevoli del fatto che, non essendo cambiato nulla al vertice, potrebbe ripartire una narrazione diversa ma uguale in qualunque momento. Io penso che probabilmente non recupereranno più la faccenda Covid, perché oramai le persone hanno sviluppato una sopportazione allo stimolo, per cui il Covid probabilmente passerà in cavalleria, ma io credo che arriveranno con qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo, perché comunque l'obiettivo che loro hanno, che è quello di togliere il denaro contante, di aumentare il livello di controllo sulla popolazione, di arrivare a emissioni zero, e l'Epore a Bologna ci vuole arrivare addirittura nel 2030, quindi sostanzialmente di trasformare la società un po' come vogliono loro e nei tempi che hanno in agenda loro, sia sempre lì questo progetto. E quindi fino a quando loro hanno questo progetto e loro sono al timone, si presuppone che andranno ancora avanti, e andranno avanti così a singhiozzo, proprio per permettere un po' di sfiato, no, alla pentola a pressione, così che le persone tollerino di più questa narrazione folle che stanno portando avanti. Ecco, tu tra incontri e spettacoli in tutta Italia hai incontrato tantissima gente. Qual è il polso della situazione proprio riguardo alle persone che incontri? Il livello di sopportazione, i commenti, le reazioni? Ma chiaramente adesso stanno tirando un po' un sospiro di sollievo col fatto che sono un po' allentate le restrizioni. Vedo che c'è un risveglio progressivo in aumento, soprattutto dopo la vicenda Zelensky-Putin, no? Che improvvisamente le nostre istituzioni si sono svegliate e si sono rese conto che c'è una guerra che andava avanti da anni, ma loro l'hanno scoperta solo recentemente, e da lì sono partite queste raccomandazioni quasi surreali, no? Del tipo guida a passo d'uomo, non accendere il condizionatore, non accendere il riscaldamento, non mettere l'aria condizionata in macchina, non ti lavare, che Fulco Pratesi dice che non si lava da 60 anni, io non lo so, bene. Ecco, le persone di fronte a queste cose, finché era il Covid, e quindi è una narrazione che andava a toccare da vicino la paura della morte, no? E quindi anche un virus sconosciuto, le persone si sono un attimino lasciate almeno in prima battuta a intimorire. Adesso mi sembra che invece stiano un po' mangiando la foglia e che tante persone stiano come minimo cominciando a farsi qualche domanda. Ultima cosa ne pensi del vaiolo delle scimmie, che non se ne parla con grande preoccupazione? Ma il vaiolo delle scimmie secondo me è stato un po' come hai presente Diabolik, quando scappava con la macchina e spruzzava un po' di fumo negli occhi, così riusciva a dileguarsi meglio. Ecco, io credo che loro avevano bisogno di uscire un po' alla chetichella dalla narrazione Covid, dalla terza dose e dal lascia passare il Green Pass, pensa a quelli che erano stati forzati a fare la terza dose per il Green Pass, e dopo 10 giorni era crollato tutto il castello di carte. Ecco, io credo che loro hanno dovuto scappare da questo e quindi hanno spruzzato un po' di fumo, che probabilmente era questo vaiolo delle scimmie, che io non credo che porterà da nessuna parte. Grazie. Prego, figurati. Questa intervista è per Marche Notizie. Sì. Raccontaci un po' questa tua passione per i video, che poi hai trasformato anche in questa cosa che tutti quanti ci teniamo insieme. Ma la passione dei video è perché io faccio videomaker da molti anni, quindi, però io faccio video sempre per gli altri, show, spettacoli, film, cinema, così. E quando ci siamo trovati tutti chiusi in casa, ho cominciato a vedere cose in giro che non mi tornavano, i conti che non mi tornano, e allora ho cominciato a girare la telecamera su di me e raccontare queste cose che non mi tornavano. Poi man mano che andavamo avanti col tempo ne capitavano sempre di più, e ancora oggi ne capitano più di quelle che io riesco a raccontare. E dimmi qualcosa sulle scimmie. Io non le conosco, io potrei dire che sono una minchia, una cosa, una cavolata dietro l'altra, alla quale la gente purtroppo sta credendo, quindi non so che cosa dire.
Sani, ma Putin quanti soldi ti pare? Quanti soldi? Moltissimo. Io è russo, così è, cioè, ma di notte o di giorno? Quanto russo? Di giorno quando faccio video. Ah, ecco.